Buongiorno amici e benvenuti sul mio canale. Come avete visto, ho preparato il tutto e sto partendo per la Spagna e in questa giornata, appunto, stress, mi porto dietro il nostro Honor Magic V2 e vediamo questo nuovissimo fold sbarcato in Europa da poco, appunto, della Honor. Vediamo come si comporta lato batteria. Vi dico subito che è dalle 6 e un quarto, 6 e mezza che lo sto usando e devo dire che si sta comportando abbastanza bene. Considerate che adesso sono le 8 e mezza e siamo al 98% di carica. Vediamo ancora durante la giornata come si comporta. Siamo in macchina, stiamo andando come detto a Fiumicino e stiamo andando a prendere il nostro volo. E nel frattempo, come avete visto, sto usando Android Auto con il nostro Honor Magic V2 rigorosamente in modalità wireless perché, dato che siamo in modalità stress batteria, come ben sapete nei miei video stress, il nostro smartphone non lo mettiamo mai sotto carica. Vediamo a che punto arriverà la giornata. Una giornata molto impegnativa, perché considerate che adesso, oltre il fatto che sto con Android Auto e quindi in modalità wireless senza attaccata alla corrente per un'ora, e poi c'è tutto l'aspettare in aeroporto, il volo, quindi lo stresserò abbastanza, ma lo scopriremo man mano. Piccolo appunto, la prima ripresa di questa mattina è stata effettuata dalla fotocamera anteriore e non quella posteriore del nostro Honor Magic V2. E vorrei sapere da voi nei commenti che cosa ne pensate della qualità, perché poi ci arriveremo magari nella recensione completa. Si è parlato molto di queste fotocamere, soprattutto quelle anteriori, che non fanno un buon lavoro, e vorrei sapere da voi, lo dirò durante il video, quando riprendo con le telecamere posteriori o quelle anteriori, in questo caso ho usato quella anteriore, vorrei sapere che cosa ne pensate. Ragazzi, arrivati a Parking Go, dopo aver fatto comunque questa mattina molto multitasking, abbiamo prenotato appunto Parking Go, abbiamo visto il volo eccetera eccetera, abbiamo fatto un po' di social e, come avete visto, ho guardato SkyGo per le ultime notizie. Siamo arrivati, dopo un'ora di utilizzo di Android Auto, all'82% di batteria. Ora parcheggiamo, prendiamo la navetta e andiamo in aeroporto. Sono 10 alle 10 e siamo appunto all'82%. Eccoci arrivati in aeroporto. Queste sono le riprese, ora fotocamera posteriore, del nostro Honor. Fatemi sapere se vedete le differenze. Ragazzi, scusate, ma prima praticamente mi sono accorto che ho fatto la registrazione con la camera anteriore in 1080p e adesso ho cambiato le impostazioni e l'ho messo su 4K. Ditemi se vedete la differenza. Comunque sto qui in aeroporto, sto aspettando che aprono il gate e nel frattempo vi posso raccontare che siamo al 76%. Vi lascio comunque qui a fianco lo screenshot della batteria. 76%, abbiamo già fatto 3 ore di schermo attivo, quindi non male. Ragazzi, sempre riprese con la camera anteriore, hanno aperto adesso il nostro gate, quindi mi vado a imbarcare e ci rivediamo sull'aereo, però sono mezzogiorno e un quarto ed è il giorno che siamo al 70% della batteria. Considerando che mentre aspettavo il gate comunque ho fatto altro schermo acceso con lo schermo grande e inoltre ho dato l'hotspot al Mac con l'Honor, quindi direi che per il momento tanto bene. Ci siamo, si parte. Prima. Ragazzi, batteria 65%. Ora facciamo un po' di gioco, guardiamo il film a schermo aperto, vediamo quando arriviamo a che punto sta la batteria.
ragazzi, siamo scesi dall'aereo e c'è da dire che l'abbiamo stressato molto e siamo incredibilmente al 49%. È vero che metà del viaggio ho dovuto lavorare con il Mac e quindi diciamo che non l'ho usato, ma l'ho stressato per quasi un'ora e mezza, due. Non avete visto, ho visto un film Disney Plus e ci ho anche giocato, oltre che sentire la musica. Quindi direi un buonissimo risultato, considerando che sono quasi le 4:30 e siamo al 49-48% di batteria. Vediamo se ci porta fino a sera, considerando che, essendo un fold, l'ho usato in aereo tanto, come avete visto, con lo schermo aperto, quindi quello più grande interno. Sono qua, sono arrivato a casa, siamo qui in Spagna e devo dire che la batteria si sta comportando egregiamente. Sono, con la precisione, le 7. Siamo venuti in auto, ho fatto più che altro WhatsApp e mail, quindi in questo periodo l'ho usato molto in questa maniera, il telefono, e alle 7 siamo al 42-43%. Direi che niente male. Vi spoilerò un attimino che comunque anche nei giorni precedenti, perché naturalmente non è il primo giorno che ho questo smartphone, testato su delle giornate molto severe, già mi aveva dato una grandissima impressione di essere, non dico un battery phone, ma un battery fold. Quello sì, perché sicuramente fa meglio del Samsung e secondo me non c'è un fold, già lo spoilerò prima, secondo me che finisce il video, perché alle 7 più del 40% con la giornata che è stata oggi, con le riprese, anche in questo caso le sue fotocamere posteriori, è tanta roba. E probabilmente non mi voglio sbilanciare a dire che sta sui top di gamma come battery phone, non fold, ma sicuramente già mi posso sbilanciare che come fold è sicuramente quello che c'è di meglio sul mercato come batteria, e questa è già una cosa fantascientifica, considerando il corpo, come avete visto nell'unboxing, di questo smartphone, che d'aperto praticamente misura 4,5 mm, quindi tanta roba, amici. Ora vado a fare un giro e lo continuo a stressare, vediamo quando stasera arriviamo a casa quanto sarà la percentuale di batteria o se si spengerà prima. Sono le 8:51 di sera e siamo, come vedete, al 30% di batteria. Ho fatto ancora delle chiamate, ho fatto qualche foto e video ai piatti, siamo andati a mangiare da Mr. Noodles. Adesso siamo venuti a casa e quindi sono 8:50 e siamo con 30%. Ora mi faccio una doccetta e vediamo la batteria quanto ancora scende e vi tirerò le somme più tardi. Comunque, già essere arrivato alle 9 di sera con tutto lo stress che gli abbiamo applicato da questa mattina presto, alle 6:30, e considerando un viaggio in aereo in mezzo, credo che sia veramente una buona cosa. Come vedete, amici, sono le 10:46 e abbiamo un residuo di batteria di ben 11%. Siamo arrivati ormai a fine giornata, perché io sto andando a letto, quindi non l'ho mai ricaricato. Vi faccio vedere il grafico perché almeno potete vedere come si è comportato durante la giornata. Naturalmente qui è andato un po' più sotto stress, soprattutto quando usavamo Android Auto e sono stato all'aeroporto e sull'aereo. C'è da dire che prima, come vedete, ho usato tutta la giornata 20% di WhatsApp, perché ho fatto chiamate, audio, tanti messaggi e usato anche per videochiamare. Da considerare, ragazzi, in tutto ciò che comunque sto all'estero e quindi stiamo usando il nostro smartphone sotto forma di roaming, cosa molto importante che incide molto sulla batteria, e che ad esempio prima, nel frattempo, dopo aver fatto la doccia, tra le varie chat di WhatsApp, ho usato Instagram, ho usato YouTube,
e soprattutto ho fatto una videochiamata di un quarto d'ora. Quindi ragazzi, questa batteria mi è piaciuta molto, considerando, come detto oggi, lo spessore di questo smartphone. Hanno fatto veramente, secondo me, un capolavoro, considerando che inoltre questo smartphone si ricarica con la ricarica rapida a 66 watt, che vuol dire che anche se una giornata ancora più impegnativa di questa, ma vi assicuro che questa è stata impegnativa magari per chi lo usa allo stress ancora di più, una botta con il caricatore da 66 watt, e ecco qua che in pochissimi minuti saliamo di un 20-30-40%, quindi tanta roba. In questo momento ancora sto registrando dalle sue fotocamere posteriori, e fatemi sapere come si vede il video, considerando che comunque sto qua dentro la camera e quindi con luci artificiali e non alla luce del giorno. Detto questo ragazzi, tirando le conclusioni, come vi stavo dicendo, secondo me ha passato la prova fortemente, ha fatto meglio anche di, secondo me, di iPhone 15 Pro normale, riesce a portarvi sicuramente quel 20% in più dell'iPhone 15 Pro o addirittura il 30% in più, quindi capite bene che si accosta a un battery phone tipo iPhone 15 Pro Max, ma con tutta un'altra scocca e tutto un altro progetto. Tra l'altro la batteria di questo smartphone è fatta con il silicio, comunque fatta in maniera diversa, andate a vedere sul sito Honor, e non come le altre batterie degli altri smartphone. E vi ricordo che questa è una batteria divisa in due, appunto per lo schermo, di 5000 mAh. Tirando la conclusione finale, non posso far altro che consigliarvi questo smartphone anche per la sua capacità della batteria, ma come avete visto anche nel video, per altre tante qualità che però non vedremo, non abbiamo visto approfondito in questo video, ma li vedremo nella recensione completa che arriverà tra un po' sul canale. A proposito di canale, spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel mi piace, e se ancora non avete fatto iscrivetevi al canale e switchate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video che usciranno appunto sul mio canale. Sono due gesti semplici che a voi non costano nulla, ma che a me fanno un sacco felice e fa crescere la nostra community. E inoltre ragazzi, se ancora non avete fatto, seguitemi su TikTok e Instagram, dove sono i social che vi spoilerò di più ogni giorno le news sulla fotografia e sulla tecnologia. Io ragazzi, dalla Spagna, con questo Honor Magic V2 e la sua grandissima batteria, vi saluto, vi do la buonanotte e noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Ciao!